non potendo più aiutare il nostro figlio, cerchiamo di dare una mano a tutti i ragazzi e a tutti gli artisti che hanno bisogno, ci chiedono disponibilità, aiuto per farsi conoscere, più che altro per mettersi in mostra, perché diventa difficile, se non sei economicamente supportato, presentarsi a delle mostre senza un supporto economico diventa veramente difficile, perché fondamentalmente tutti sono legati, guardano principalmente l'aspetto economico, non interessa a nessuno o a pochi probabilmente solo il futuro dell'artista. Non è che con questo noi vogliamo che tutti o speriamo che tutti possano diventare famosi ed essere autonomi economicamente, ma se dovessimo riuscire anche a fare in modo che alcuni di essi possano sfondare, per noi è un grosso successo. Parte dal ricordo di Michele Cea, prematuramente scomparso, l'idea della Fondazione Milanese di aiutare tutti i giovani artisti in condizioni economicamente disagiate, a cui si fornisce la possibilità di esporre gratuitamente le proprie creazioni in mostre collettive o personali. La sfida è stata raccolta dal GAL Nuovo Fiordolivi, che negli spazi del Torrione Angioino, cuore pulsante di Piazza Cavour a Bitonto, ha organizzato la mostra Terra e Arte, un buon connubio per ritrovare le proprie radici mediante la pittura, la fotografia, le installazioni. Diciamo che la mission del GAL Fiordolivi in questa programmazione ha come tematismo principale l'implementazione della rete, e vogliamo dare un esempio di rete anche attraverso gli eventi culturali. Abbiamo di buon grado accettato l'invito della Fondazione CEA di Milano di poter partecipare qui a Bitonto insieme ad organizzare una mostra dove 33 artisti di tutta Italia hanno potuto esporre le loro opere, dove naturalmente il GAL ha dato il tema della ruralità affinché si rimarchi un po' ciò che è l'obiettivo nostro sul turismo sostenibile e sul turismo nella ruralità. Una selezione d'artisti davvero molto articolata. Sì, diciamo che le opere che sono arrivate sono di più di quelle che sono in mostra qui al Torrione. Poi la commissione artistica della Fondazione ha scelto quelle più attinenti, anche le migliori, proprio per dare spazio a questo tema che comunque oggi è una necessità da trasmettere, e che poi ogni artista ha raccontato attraverso la sua arte, la fotografia, la pittura e la scultura, come qui sono presenti in mostra. Gli artisti arrivano un po' da tutta Italia, per cui sia dalla Val d'Aosta alla Sicilia, per cui c'è proprio un giro, un tour d'Italia a 360 gradi, possiamo dire così. C'è stata una bella risposta anche proprio dalla Puglia, quindi artisti che conoscevamo perché già ci seguivano, altri artisti che ci hanno conosciuto tramite questa iniziativa, e anche grazie al Gale Antonio Saracino, al presidente, siamo riusciti un po' a diffondere questa nostra presenza qui nel territorio e poi a richiamare l'attenzione di tanti artisti diversi. Il GAL Nuovo Fiordolivi ha chiamato a raccolta per l'occasione i rappresentanti istituzionali, onorevoli, consiglieri regionali, assessori, rappresentanti di altri comuni, che hanno ricordato, ciascuno nel suo ambito, l'importanza dell'arte e della promozione del nostro territorio. È bellissimo il connubio che il GAL ha deciso di presentare, perché mette a stretto contatto la fatica nei campi con la fatica artistica che si ha oggi in Italia. Tanto che noi nell'ultimo decreto cultura che abbiamo approvato alla Camera, che è passata al Senato, abbiamo destinato gli utili del lotto proprio per incentivare la fruizione al pubblico di tutto ciò che è artistico, quindi con la promozione di questi eventi culturali. E sono felicissima di vedere che c'è una fondazione che aiuta i giovani emergenti che vogliono esporre, aiutando specialmente coloro che non hanno tutte le possibilità del caso. L'arte è necessaria perché colora la nostra vita ed è necessario anche preservare e valorizzare il patrimonio, quindi un connubio perfetto, e mi auguro che ci sia sempre più sintonia tra appunto il governo, la fondazione e il GAL, proprio per far fruire più possibile queste opere, ma al tempo stesso incentivare e finanziare i giovani artisti italiani. La fondazione promuove l'arte, il GAL promuove la terra, un buon connubio per mettere in luce il nostro territorio.
Ecco, promuovere la terra attraverso l'arte è un'operazione culturale necessaria e intelligente. L'agricoltura è un settore che comunque riesce ad entrare in relazione con la cultura, con il sociale, prova ne è proprio la legge istituita in Puglia sull'agricoltura sociale su mia iniziativa, ma l'agricoltura, essendo dei settore storico che rappresenta le tradizioni della nostra terra ed essendo la terra un vero e proprio capolavoro, quindi un'opera d'arte con la sua natura, con le sue campagne, è un connubio perfetto che dobbiamo sostenere per promuovere la cultura contadina, per promuovere la cultura nel nostro territorio, le opere d'arte della nostra comunità e per realizzare un connubio perfetto tra settore primario, espressione delle tradizioni e dell'identità del nostro popolo, e le opere d'arte qui esposte, molto belle e che rappresentano anche dei momenti importanti della nostra natura. Il GAL, il nuovo GAL Fior d'Olivi, è di nuovo attivo sul territorio e questo non può che farci piacere, anche perché abbiamo diverse attività che stanno per essere organizzate, in primis i due galà del gelato e della focaccia e, ancora più importante, la manifestazione Monumenti Aperti, seguita dal vice sindaco in particolare, che si terrà ad ottobre e che riguarda appunto la valorizzazione dei territori rurali dal punto di vista culturale e turistico, ma anche enogastronomico, quindi una collaborazione sempre più proficua, e siamo felici insomma che oggi si inauguri questa mostra che caratterizzerà il mese di agosto. La natura che sempre più diventa protagonista è all'ordine del giorno, è inutile ribadire quello che sta accadendo proprio in questi nostri anni. Mi colpiva il titolo di uno di queste tele, Natura e consapevolezza. Oggi più che mai è richiesto all'uomo, che è esso stesso natura, natura pensante, è richiesto di essere pienamente consapevoli di quanto oggi la natura rivendichi come attenzione, come impegno, come responsabilità a che possa continuare a dare all'uomo quello che, diciamo, all'uomo serve ed è vitale per l'uomo, e quindi a che si possa stabilire questa relazione, quindi la natura che diventa sempre più fortemente cultura per il bene dell'intero pianeta. Giovinazzo è molto impegnato in questo momento anche nello sviluppo di tutta la parte artistica. Il nuovo assessore alla cultura è anche molto proiettato su questo, su quello che è il tema dello sviluppo culturale del territorio. E anche l'assessore poi Starlone è molto, diciamo, indirizzato per incrociare praticamente la componente turistica con la componente di sviluppo territoriale delle attività produttive, quindi il connubio che si viene a creare tra attività produttive e cultura è sempre molto forte, e diciamo, noi che siamo una città di mare, una città a vocazione turistica, stiamo fortemente sponsorizzando sotto chiaramente l'occhio vigile del sindaco, che è molto attento a tutta questa tematica. Grumo Appola è entrato quest'anno nel nuovo GAL Fior d'Olivi, un buon modo per entrare all'interno della famiglia è stato celebrare questa mostra d'arte? Assolutamente sì, ci ha fatto enormemente piacere. Poi io sono anche assessore alla cultura e ci tenevo oltretutto a essere presente, perché Nicola è il padre di è grumese, penso che lo conosciate, che è Nicola Cea e grumese, quindi giustamente ci tenevo a essere presente a questa mostra che ha voluto fare in onore di suo figlio.